Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di SMC, canale YouTube che ricordo è collegato al gruppo Facebook di Svapo e Musica Club. Potete anche ascoltare la nostra playlist di Spotify se vi può fare piacere. Io sono Simone, di che cosa andiamo a parlare oggi? Oggi, anche se un po' di ritardo, l'abbiamo già visto, è già uscito da un po' di tempo, andiamo a parlare di lui. Lui è il Dwarf FL Facelift, la nuova diciamo uscita di KHW Mods. Diciamo che comincio a parlarne io perché sono dichiaratamente un fanboy di questo modder. Ho iniziato a svapare con la prima versione del Dwarf e mi è sempre piaciuto, sono sempre rimasto legato a quello che era la sua produzione, diciamo così. Allora, questa è la prima versione, questa è la sua seconda versione, che differisce dalla prima sia dal foro aria, che è leggermente più largo, cioè dall'entrata dell'aria, scusate, sia dall'ingresso del liquido, che cambia la forma da tondo a ovale. Ora magari questo si vede meno, però insomma, cosa cambia nella versione nuova? Nella versione nuova cambia, non vi starò a fare vedere rigenerazioni, vedere tutto, vi faccio vedere le cose più importanti. Cosa cambia? Cambia innanzitutto l'ingresso dell'aria, che è più simile, scusate, che è più simile alla seconda versione, che è questa. Soltanto, come potete vedere, ora scusate un po' di fuoco, però sì, si può vedere, il deck qui andava a entrare nell'ingresso dell'aria, mentre qui è stato alzato, quindi vi spiegherò dopo anche che cosa è cambiato. Poi è cambiato la campana, che è stata fatta, la parte laterale della campana è in peak, mentre la parte sopra rimane uguale, anzi io ho provato e il top cap della campana è intercambiabile. Ora ve lo apro e vi faccio vedere. Io di solito lo rigenero con 7 spire di 0,35 mm o 0,36 mm o 27 gauge, come lo volete chiamare, su punta da 2,25 con una resistenza di più o meno un ohm. Cotone bello spumoso e messo di schiena, arrotolato di schiena contro l'ingresso del liquido. Come potete notare, io diciamo, come del resto negli altri, ho cambiato le viti, che io le brugole non le tollero, cioè ho lasciato quelle sotto perché comunque sono brugole che si usano una volta ogni tanto e quindi può andare bene. Ho cambiato quelle che sono più spesso con viti a croce, che sono quelle dell'Astromizer 2.1 e ci stanno perfette. Cos'è cambiato? Da diciamo gli cambiamenti più noti della cosa possono essere che intorno ai fermafilo ci sono delle alette, come del resto in tanti altri Atom, che permettono una stabilità del serraggio del filo maggiore. Poi abbiamo detto la campana in peak, l'ingresso del liquido è una via di mezzo tra il tondo e l'ovale di quelli di prima. Il tank questa volta lo danno direttamente in vetro, è cambiato un pochino la forma del camino perché è cambiato proprio il serraggio, cioè la vite non è più da sotto ma è da sopra, è leggermente più basso perché qui è stato ottimizzato lo spazio in cima, poi il resto mi sembra più o meno tutto uguale. Non vi sto a vedere il suo drip tip, è cambiato anche il drip tip che ha messo, ma continua a non piacermi, per me è troppo, ha un diametro troppo largo. Andremo a caricarlo con gentile omaggio del Kentucky 33 di Officine Svapo, mandatomi da Messie Garbo. Andiamo a bagnare il cotone. Ok, never forget. Io come sempre dai fuori dell'aria
ricavo con un leggero spazio con le pinzette, perché è un vizio che ho e secondo me alimenta meglio. Ma proprio leggerissimo, cioè deve essere proprio... Ok, e fin qui ci siamo. Andiamo a riempire il tank. Abitiamo il tutto e chiudiamo. A questo giro il fletto di chiusura qui del deck con il tank fa meno giri, quindi è più veloce da abitare. Le solite bollicine di riempimento iniziali. Drip tip, io sono un amante di quelli di Officine Svapo e secondo me sul Dwarf è il suo. Vado a prendere una delle mie box preferite, questa è l'Asmodus Colossal, questa è una delle mie combo, diciamo, che mi porto più a giro più spesso, fondamentalmente. Accendiamo. Resistenza minuta 0,92. La mandiamo a 15 watt per un 3,7 volt. È la prima volta che provo questo ventaglio di Officine Svapo, devo dire che gran lavoro. Tra l'altro sto aspettando di prendere l'Old Kentucky, perché per me Officine Svapo ultimamente sta tirando fuori i prodotti. Tra l'altro ho provato anche gli ultimi Western e nonostante sia una base di chiari un po' però sono molto validi. Cucina di birra. Cosa c'è da dire su questo nuovo dwarf? Allora, rimane un dwarf, perché secondo me la resa è quella. Sì, ci può essere un filino di rotondità in più, di grassezza in più, chiamatela come volete, comunque ci siamo intesi sul senso della cosa. Cosa che non mi dispiace, perché specialmente con un Kentucky, con delle aromatizzate, con delle misture, mi tira fuori delle note in più o diverse, chiamiamole, da quello che possono essere le versioni precedenti, ma si tratta veramente, veramente di piccolezze da palati sopraffini, cosa che io non sono. Quindi per me la resa rimane praticamente uguale. Cosa c'è di migliorato oggettivamente secondo me? Prima di tutto la fattura, anche se gli altri hanno fatti bene, ma questo ha delle lavorazioni molto più belle, molto, molto più curate, anche l'esterno, la lucidità dell'acciaio, insomma, è più bello anche. Il vetro gli dona anche un certo fascino in più. Poi che cosa c'è di migliorato? Oggettivamente la campana in pic porta l'atomo a scaldarsi molto meno. Noto, il dwarf scalda, lo sappiamo tutti, si può rigenerare in tante maniere, ma comunque con un tiro compulsivo tende comunque a scaldare. Questo devo dire che questa caratteristica è molto meno accentuata, scalda molto meno. La cosa sicuramente che secondo me è stata la migliore più grande è il tiro è riuscito a gestire l'aria in una maniera corretta, è molto più fluido, è molto più piacevole, anche se io apprezzavo anche l'altro, però insomma ci sono comunque, non è, i dwarf non hanno mai avuto un tiro, diciamo, fluidissimo. Questo ha guadagnato qualche punto in più.
Poi per il resto, ragazzi, che vi devo dire? Niente di particolare, è un doggio, cioè che poi si possa dire dove è fatto, dove non fatto, è uguale, rimane un Atom che è anni che è sulla scena, che è anni che viene apprezzato da un sacco di gente. E me per primo, ripeto, io questo video lo faccio da fanboy, lo ripeto un'altra volta perché io sono stato utilizzato per parecchio tempo anche il Giorda, ho il Duardo che lo DL, quindi quello da Cloud, Flavor, come volete dire, e mi è sempre piaciuto, quindi questo per me rimane un lavoro fatto bene con delle piccole migliorie che possono portare dei vantaggi. Giro dell'aria, temperature, a me è piaciuto tanto, quindi è ovvio, se lo dovete prendere, poi un prezzo si va sui 100 euro, quindi un prezzo anche abbastanza abbordabile per un Atom di questo livello. Se avete gli altri, valutate l'acquisto. Se non avete gli altri e volete un qualcosa di che funzioni bene in qualsiasi modo, prendetelo. Questo è il mio consiglio. Io l'ho provato con veramente tanti liquidi, ce l'ho ormai da diverso tempo e la resa è quella del Duard, quindi che vi devo dire, cioè, non vi sto qui a raccontare tutte le varie rese e tutto il resto. Queste sono le mie impressioni, vi auguro, spero che vi possa far piacere questo piccolo corto video di suggerimenti e di presentazione di questo Atom. E che devo dire, ragazzi, salute a tutti, ci vediamo presto.